che è quella di Bologna, che è la città dei Bibbiena, insomma, ho sempre la sensazione che lui abbia come introdotto, quando lo si legge, quella che i Bibbieni chiamavano una prospettiva per angolo, cioè invece di darci una prospettiva assiale che punta dritto, lui spalanca su delle traiettorie, su delle diagonali, su delle cose laterali che moltiplicano sempre i punti di vista, spiazzandoci e evitando tutti quelli che sono le idee, insomma, diciamo, scontate o prevedibili, e costringendoci ogni volta a ripensare in profondità. Lo ringrazio, veramente per noi è un piacere, un onore averla, e non voglio rubarle nemmeno 5 minuti con tutti i suoi PowerPoint. Grazie mille. Signore e signori, cari amici, sono molto felice di essere qua nel cuore di questa città meravigliosa di Bologna, alla Fondazione Zeri. Spero di non essere troppo lungo perché il mio italiano è un po' esitante, lento. Un conservatore dei musei di Francia non è autorizzato a espetizzare opere d'arte appartenenti a privati, salvo quando sono destinate a far parte delle collezioni nazionali. In tal caso si fa ricorso alla sua esperienza per assicurarsi che non si tratti di falsi, ma di opere dotate di un indubitabile valore patrimoniale. Negli Stati Uniti, invece, il conservatore di un museo non è solamente abilitato a praticare perizie su opere d'arte appartenenti a privati, ma tale compito fa parte del servizio civico che il museo, come istituzione della comunità, ritiene di dover fornire ai cittadini. Quando ero stagista al Metropolitan Museum di New York, ogni mattino ero incaricato di ricevere i collezionisti e di consigliarli in merito ai loro acquisti. Durante varie settimane ho quindi visto uscire dalle valigette di cuoio o dai pacchi mal confezionati dozzine e dozzine di Manet, Monet, Renoir, Picasso, e tutte erano copie più o meno abili, ossia dei falsi. Davanti alla delusione dei miei visitatori, che per la maggior parte li avevano acquistati a caro prezzo, e di fronte alla loro incredulità, dovevo ogni volta, per convincerli, metter loro sotto gli occhi le illustrazioni dei cataloghi ragionati, a prova del fatto che l'originale si trovava altrove, oppure che delle distinzioni sottili, ma ben visibili, permettevano di stabilire la mediocrità della copia in confronto con la qualità dell'originale. In pochi mesi mi sono così passati tra le mani centinaia di falsi, il che pone la questione vertiginosa: quanti milioni di falsi sono messi in circolazione nel mondo e si ritrovano sulle pareti degli amatori, elementi di un mercato praticamente indecifrabile, ma che conta miliardi di dollari. Una volta, tuttavia, durante una seduta del Comitato delle Acquisizioni per i Musei di Francia, mi fu chiesto di rinunciare alla mia capacità di esperto, a proposito di una serie di opere che giudicavo io autentiche, ma che dovetti rifiutare come falsi, o almeno sospetti di falsità. Si trattava di 6 ammirevoli disegni di Picasso, purtroppo non le foto, proposti come dono alla Francia da parte dell'autista dell'artista. Gli eredi del maestro contestavano la firma e mettevano in dubbio l'origine dei disegni. Un imbroglio che si è riprodotto recentemente, quando fu resa nota l'esistenza di un'importante collezione di opere di Picasso, circa 300 pezzi, che questa volta sarebbero stati offerti in dono da Picasso al suo elettricista,
che si rivelò poi essere un parente dell'autista. Gli eredi questa volta parleranno di furto e l'affare resta tuttora in sospeso. Dovetti quindi spiegare ai miei colleghi che, nonostante fossi personalmente convinto non solo dell'autenticità ma anche della qualità dei disegni, il comitato doveva rifiutare la donazione. L'asprezza dei dibattiti riposa su un certo numero di presupposti ormai scritti da tanto tempo nelle coscienze che non si pensa a porli in discussione. Un'opera d'arte sarebbe necessariamente originale, unica, di mano di un solo autore, un unicum che deriverebbe il proprio valore dal fatto di essere il frutto inimitabile, irriproducibile di quell'individuo irrepetibile che sarebbe l'artista, considerato in quanto tale come un genio, uno specimen umano superiore ai propri simili, dotato da un'originalità e di un'origine ineguagliabili. In un mondo dedito alla riproducibilità tecnica illimitata, in cui è ormai praticamente impossibile distinguere l'originale dalla copia o dalla ripetizione, questa speciale qualità diventa quasi metafisica e al momento della vendita assicura all'opera d'arte delle valorizzazioni astronomiche, mentre tutti gli altri beni, riproducibili ed una banalità più o meno evidente, sono ormai messi sul mercato a prezzi sempre più bassi, dalle automobili ai computer. Se i falsi che mi toccava di identificare nel mio ufficio del Metropolitan Museum erano il più delle volte grossolani, erano solo l'aspetto più ingenuo, comune, quotidiano di un traffico altamente organizzato che implica le più alte istanze del mondo dell'arte. Ogni anno porta una messe di sorprese. Nel 2011, per esempio, la venerabile galleria Noedler di New York ha dovuto chiedere precipitosamente i patenti. Aveva acquistato negli anni compresi tra il 94 e il 2009 63 false tele di pittori espressionisti astratti americani, da Jackson Pollock, Mark Rothko, Robert Motherwell, Franz Klein, Willem de Kooning e Sam Francis, per la somma di $33 milioni. Erano state poi rivendute per oltre $80 milioni. I falsi erano stati fabbricati da un pittore cinese del Queens che ne aveva ricavato $65 mila. Un altro esempio clamoroso ci è stato offerto recentemente nel caso detto dei falsi Max Ernst. Lo scandalo è scoppiato nel marzo 2010. Si tratta di un traffico di falsi quadri moderni, Max Ernst, tra cui il terremoto del 28, ma anche Dürer, Fernand Léger, due espressionisti tedeschi, Max Pechstein e Campendonck. 14 quadri sono stati venduti per più di €34 milioni. E 33 altri probabili falsi sono stati messi in vendita. Il falsario era un artista di grande abilità. I suoi falsi Max Ernst erano stati giudicati autentici dallo specialista internazionale dell'artista, autore tra l'altro di un monumentale catalogo ragionato dell'opera, che aveva proposto entusiasta di includerli nell'edizione definitiva. Ma questo esperto eminente non è stato il solo ad essere indotto in inganno. Il direttore del Metropolitan Museum di New York, a cui il falso terremoto di Max Ernst era stato promesso in dono dal collezionista che l'aveva acquisito, e persino la vedova dell'artista, Dorothea Tanning, trovarono il quadro meraviglioso. Il suo pedigree pareva in effetti impressionante. Come gli altri 13, sarebbe stato venduto dalla galleria di Alfred Fleischheim,
qui il suo quadro da Autodix, uno dei più grandi mercanti d'arte tedeschi degli anni 30, fuggito dai nazisti nel 33, lasciando la sua collezione e in particolare una cinquantina di Max Ernst che non furono mai ritrovati. La sposa era troppo bella, i quadri non potevano essere autentici, le etichette poste sul verso dei quadri e menzionanti la provenienza dalla galleria Flechtheim erano false e l'esame chimico dei pigmenti ha rivelato l'uso di bianco di titano che non esisteva all'epoca in cui Max Ernst li avrebbe dipinti. Il caso esemplare è un falsario di genio, pittore lui stesso, dotato di un'abilità tale da ingannare il migliore specialista di Max Ernst, la vedova dell'artista, infine il direttore del Met di New York, un falsario capace di dipingere un Campendong più bello di tutti i Campendong di Campendong, mescolando abilmente elementi tratti di varie opere dell'artista, realizzando un collage perfettamente naturale, non la banale copia di un Campendong o di un Max Ernst, ma un Campendong ideale che riuscirà a vendere a un prezzo 3 volte superiore alla quotazione normale dell'artista. E un Max Ernst, più bello dei più belli tra i veri Max Ernst. Ma non solo. Il falsario è abbastanza erudito da immaginare una storia per ogni opera, in modo da ingannare gli storici dell'arte, anzi ancora meglio, in modo da rispondere alla loro attesa e prevenire i loro desideri. Ecco qui le opere scomparse nel 1933, una data malefica, carica di significato, che paralizza il giudizio. Opere tanto attese che quando miracolosamente riappaiono sul mercato non si può fare altro in effetti che credere alla riapparizione. Infine, un intermediario, direttore di una casa d'asta, conosciuta onorevolmente stabilitata a Colonia. Lo scenario si perfeziona quando l'opera si ritrova nella collezione di una grande galleria parigina e rivenduta alla collezione di New York e infine chiesta in prestito dall'autore del catalogo ragionato di Max Ernst per la grande retrospettiva che prepara al Metropolitan Museum di New York. Alla fine del percorso il terremoto viene venduto con l'assicurazione che sarà incluso nella prossima edizione del catalogo ragionato. Naturalmente a ogni tappa il valore dell'opera aumenta fino a raggiungere per l'ultima transazione 1,1 milioni di dollari. La vendita sarà annullata da Sotheby's e l'inchiesta inizierà per poi estendersi agli altri quadri dipinti dal falsario. Il meccanismo che si è messo in moto e che gira sempre più velocemente dell'ordine del credito nel senso finanziario ma anche come nell'accezione filosofica. Si vede quel che si vuol vedere e quel che si vuol vedere è l'anello mancante della serie, il capolavoro sconosciuto. L'aspetto affascinante, nell'esempio appena citato, è la straordinaria qualità plastica dei falsi. Si tratta di opere complesse, dall'iconografia elaborata e di fattura esperta. Federico Zeri a suo tempo aveva suggerito, cito, fare l'arte moderna è molto più difficile che fare l'arte antica. Che l'arte moderna sia difficilissima a essere concretizzata lo dimostra il fatto che è difficilissimo, se non impossibile, falsificarla. È molto più facile tentare un falso di una pittura antica che non un falso di una pittura moderna, anzi direi che quella moderna si scopre immediatamente. La prima affermazione è giusta. Fare l'arte moderna è molto più difficile che fare l'arte antica, ma la seconda è falsa. Tutto quello che abbiamo appena detto, mostrato e dimostrato, va contro l'opinione di Zeri. I falsi sono molto più numerosi nell'arte moderna che non nell'arte antica. Spesso si rivelano assai difficilmente reperibili, tanto che il commercio del falso raggiunge cifre che possiamo solo immaginare infinitamente superiori al giro d'affari del commercio dei falsi quadri antichi.
Quando vediamo apparire dei falsi Mondrian, cito, continua Zeri, e non sono pochi, si scoprono immediatamente. Il falso Mondrian si riconosce immediatamente. Fine quotazione, fine citazione. Se così fosse, come spiegare il fatto che il centro Pompidou, qualche anno fa, stava per acquisire appunto un Mondrian, che poi si rivelò essere un falso, e che furono necessarie lunghe ricerche per convincersene, tanto che il grande specialista di Mondrian, Michel Sefort, fu indotto in inganno. L'unità tra materia pittorica e forma, tra concetto e esecuzione, sarebbe tale, secondo lui, da non permettere errori. L'arte moderna dell'ordine, dell'ineffabile, della rivelazione improvvisa sarebbe quindi al riparo delle ripetizioni che alimentano il mercato delle coppie. Io sarei tentato di proporre la tesi contraria a quella di Zeri, che la nozione del falso nell'arte è nata in realtà nell'estetica stessa della modernità, e che parlare di falsi per delle opere di epoche anteriori è in un certo senso un anacronismo. E perché la modernità si è fondata sull'affermazione della singolarità del soggetto, del romanticismo all'avanguardia, che l'idea del falso ha acquisito una tale potenza e ha finalmente fatto nascere tutta un'industria. Comprendere il meccanismo del falso sarebbe allora penetrare nel cuore della natura stessa dell'arte moderna, che non sopporta l'esistenza di un simile e quindi ha provocato la fantastica proliferazione dei falsi. Che l'arte moderna sia ineffabile, che sia creazione pura ed irriducibile a un corpus scritto, è una favola, alla quale vuole credere anche un altro erudito, Arvin Panofsky, un po' compiacente sotto un'apparente modestia, quando sosteneva che il suo metodo, l'iconologia, sviluppato per analizzare il contenuto delle opere antiche, si fermava alle porte dell'arte moderna e contemporanea, perché le opere moderne sarebbero senza soggetto, senza motivo, senza leggenda, e perché sarebbe in esse, come per Zeri, un'unità indicibile tra materia e forma, cito Panofsky, un passaggio diretto dal motivo al contenuto. La loro assoluta singolarità, sottraendole all'analisi iconologica in assenza della mediazione del contenuto, le metterebbe quindi al riparo anche dalle repliche, le varianti, le interpretazioni. L'esempio che abbiamo citato dei falsi Max Ernst mostra che Panofsky, come Zeri, si sbagliava. Vi sono dei quadri moderni abbastanza sapienti, eruditi, nutriti di una ricca iconologia, nonostante l'apparente astrazione, come nel caso di Mondrian, o la pretesa fantasia nel caso di Max Ernst, da poter fornire un materiale propizio alle coppie, alle variazioni sottili, e dopo tutto ammirevole. Il problema si complica nell'arte moderna quando l'operazione che confonde l'originale e il falso e prende maliziosamente in contropiede la doxa dell'originalità si applica a delle opere che si presentano come semplici repliche meccaniche o in cui il principio stesso di creazione o di fabbricazione si affonda sulla possibilità di riproduzione. È il caso delle stampe di Andy Warhol, che non sono altro che volgari serigrafie, ma che, lunghi dall'essere vendute come tali, raggiungeranno quotazioni altissime che una pittura su tela non avrebbe mai raggiunte. In questo caso, dove è l'originale e dove è la copia? Naturalmente è ben noto che la riproduzione è parte integrante della storia dell'arte. Le stampe dette d'arte riproducono in 30-40 esemplari numerati l'immagine incisa sulla piastra,
la qualità dell'impressione varia e detta il prezzo della stampa. Le prime stampe sono più fresche, le ultime di qualità inferiore, quando il rame si è smussato sotto il rullo della pressa. Ma occorre un occhio esercitato per riconoscere e distinguere la qualità delle prove di stampa. Si può anche riprendere la piastra originale per assicurare un tiraggio superiore ma di minore qualità. Nel caso di un processo di riproduzione povero come la serigrafia, come decidere del prezzo e del valore di un Andy Warhol? L'imbroglio è tale che nell'incapacità di esprimere un giudizio, un comitato Andy Warhol si è auto-istituito nel 1995 come l'unica istanza abilitata all'autentificazione, l'unica avente il diritto di dichiarare vere o false le opere sottoposte al suo giudizio. Ma poi, davanti alla moltiplicazione delle filiere dei falsi Warhol, il comitato si è dissolto, ha sospeso le proprie attività e i proprietari di opere di Warhol non sanno più se hanno tra le mani dei multipli stimati tra 4.000 e 20.000 dollari o delle opere uniche stimate anche 5 milioni di dollari. Nel caso di Max Ernst troviamo dei falsi più belli delle opere vere, dei capolavori sconosciuti che suscitano le esclamazioni di ammirazione dei migliori specialisti. Nel caso di Andy Warhol, delle opere vere che sono false come dei falsi e mettono in crisi l'autorità del comitato incaricato di giudicarle. Potremmo aggiungere una terza categoria, a proposito della quale non si può pronunciare sulla veracità o la falsità, specialmente qui a Bologna, è il caso dei 600 disegni attribuiti a Francis Bacon, apparsi d'un colpo sul mercato qualche anno fa e apparentemente provenienti dall'eredità del suo ultimo amante. Si tratta di un esempio opposto a quello di Picasso offerti in dono ai musei di Francia. In questo caso non sono gli eredi a proclamare false delle opere che gli esperti giudicano vere, ma è l'erede che presenta come vere delle opere che tutti gli specialisti di Bacon giudicano false. Un colloquio doveva tenersi recentemente all'Istituto Curto di Londra per tentare di sbrogliare la matassa, ma il colloquio è stato annullato. Prudenti, i partecipanti avevano domandato l'immunità giuridica. L'imbarazzo infatti è tale che ormai nessuno specialista, nessuno storico rischia di esprimere la propria opinione, il proprio giudizio su un'opera che si presume conosca meglio di tutti, per timore di essere soggetto a un processo penale, di essere accusato di denigrare l'opera o incolpato di diffamazione, di negligenza o addirittura di frode. Nessuno storico, nessun commissario di esposizione ormai rischierà di basarsi sull'autorità sinora giudicata indiscutibile dei cataloghi ragionati per richiedere il prestito di un'opera e ricorrerà delle sottigliezze linguistiche o delle distinzioni terminologiche per evocare un'opera, dirà, di un disegno di Bacon che è attribuito all'artista e non di mano dell'artista. Per secoli e secoli l'opera d'arte è stato un prototipo di cui la perfezione formale e il rigore iconografico permettevano appunto la riproduzione e la diffusione. L'opera era realizzata il più delle volte a più mani e non da una sola mano, unica e inimitabile. Era inoltre diffusa, copiata, riprodotta, adattata attraverso i lavori di atelier che mettevano in circolo il modello in regioni o paesi interi. Parlare di prototipo significa usare deliberatamente un vocabolario religioso che risale a Bisanzio e alla controversia delle immagini
il prototipo che si fonda su un Cristo che ha immagine e somiglianza e icona di Dio, permette la riproduzione all'infinito dell'immagine che ne è al tempo stesso l'idea e la forma. La somiglianza è identità. L'adorazione dell'immagine è rivolta al prototipo. Non siamo qui nel campo del gusto, del delectare, né del sapere, del docere, ma nel campo della credenza religiosa. L'arte moderna è una fede. Da qualche anno questa fede vacilla e la moltiplicazione delle dispute, sui falsi e sugli originali è il sintomo di questa crisi per vari aspetti, analoga a quella che hanno scosso il mondo cristiano al tempo degli iconoclasmi fino alla Rivoluzione francese. Nel 1968 è nato a Amsterdam il Rembrandt Research Project, composto da un piccolo numero di specialisti, si è dato il compito di studiare il corpus di Rembrandt. Si tratta di una società che saremo tentati di definire segreta, che si incarica di braccare i falsi Rembrandt, di togliere loro l'attribuzione, di farli tornare nell'ombra. Tra le disattribuzioni celebri vi sono l'uomo nel casco d'oro del Musei di Berlino e il cavaliere polacco della Frick Collection di New York. Il problema è che le due opere sono autentici, ammirevoli capolavori e che non si sa a chi attribuirli, a una mano che sarebbe uguale a quella di Rembrandt, senza tuttavia essere quella di Rembrandt. Negli ultimi anni abbiamo assistito alla moltiplicazione delle disattribuzioni e delle riattribuzioni. Così il colosso di Goya non sarebbe più di Goya, ma di un allievo. Ma il Prado, all'origine di questa disattribuzione, si trova ora ad essere perplesso quando uno storico d'arte spagnolo, che fu conservatore al museo, afferma dopo 20 anni di studi che la versione delle Menin di Velázquez, conservata nelle collezioni del National Trust, e sinora attribuita al genero di Velázquez, sarebbe in effetti della mano del maestro. Versione che il Prado contesta, preoccupato di mantenere l'unicità della tela di cui si inorgoglisce. Nel mezzo di queste querelle disperate ci troviamo in piena fantasmagoria, analoga alla parallela alla fantasmagoria dell'arte contemporanea, che si induce ad accettare che delle pastiglie multicolori siano vendute a qualche centinaia di migliaia di euro purché siano della mano di Damien Hirst. La fede cieca si muta in magia nera, magia della mano, magia della credenza in un genio incomparabile, fascino del fare singolare. Lavori interminabili delle specialiste sulla mano, mano unica, quadri dipinti a due mani, a più mani, lavori d'atelier, di scuola, copie. Dall'epoca romantica siamo stati immersi nella follia del singolare, di quel che non si vedrà mai due volte, della mano incomparabile, del creatore ineguagliato, mano di gloria, mano incantata, membro fantasma. Sono fantasmagorie alla Gerard de Nerval, alla Allan Edgar Poe, quelle che alimentano il culto dell'ego ipertrofico dell'artista d'avanguardia, dell'artista detto contemporaneo, più contemporaneo dei suoi stessi contemporanei, l'incarnazione del genio senza pari. Fantasmagorie che nutriranno più tardi la sensibilità e il pathos dei moderni, dominati dal terrorismo della novità, dal feticismo della firma, dall'onnipotenza dell'artista che sfugge alle leggi umane e finalmente dall'inflazione irrazionale del mercato delle opere dette originali. Le opere antiche, intanto, subiscono l'assalto del tempo e gli attacchi che la nostra ignoranza commette contro di loro. Monterchi è un villaggio non lontano da Arezzo. A suoi piedi si trova il cimitero. Al suo ingresso una cappella
Sul muro della cappella si trovava un tempo un affresco di Piero della Francesca, la Madonna del Parto. Raffigura la Vergine in piedi, solida come un paesaggio e maestosa. Da lì, la leggenda dice che in ricordo della propria madre, è una leggenda, sepolta nel cimitero del villaggio, che Piero della Francesca, il figlio della Francesca, avrebbe dipinto quell'affresco che illustra non solo il dogma dell'incarnazione, ma anche la fede nella resurrezione dei corpi, le effigi di donne col bambino, dalle dee madri dell'Antolia a quelle della Roma antica fino ai giorni nostri, sono spesso legate ai luoghi dove si rispetta la morte. Si trovano all'ingresso delle catacombe o presso le sepolture. Si dice anche che per secoli le giovani donne di Monterchi e dei paesi vicini venivano a contemplare l'affresco quando stavano per partorire e domandavano il soccorso della Madonna. Quando sono tornato a Monterchi, l'affresco era stato staccato dai muri della cappella all'ingresso del vecchio cimitero ed era stato rimontato sui muri della scuola del villaggio, un edificio di stile fascista, e la Madonna di Piero è stata messa sotto vetro, incorniciata e illuminata in modo tale che ormai somiglia alla proiezione di una diapositiva su uno schermo. Non si può più riconoscere la sua natura di affresco e nemmeno distinguere se si tratta dell'originale o di una riproduzione. La riproduzione sarà d'altronde disponibile alla libreria, perché nel frattempo gli ampi spazi ormai inutilizzati della scuola sono stati trasformati in shops, come è scritto, negozi di souvenir e di prodotti derivati. E le masse di turisti che si riversano dagli autobus hanno rimpiazzato le processioni delle giovani donne che imploravano una gravidanza, un parto felice. Spostata, denaturata, che cosa diventa un'opera d'arte quando al termine di un pellegrinaggio non è altro che un'immagine dallo status incerto, come un poster, una riproduzione, priva di identità e di destinazione, spogliata delle virtù magiche che li attribuivano i fedeli, ma anche privata del rispetto della sua natura materiale d'opera d'arte, ridotta a non essere altro che il supporto contingente della febbrilità nevrotica del turismo di massa. Quel che è capitato alla Madonna di Monterchi si ritrova in luoghi che avremmo creduto più canonici. Qualcosa di strano è successo agli ambasciatori di Holbein, alla National Gallery. Osserva una visitatrice, ecco il quadro ha perso la profondità, la dinamica fluida dei pigmenti e non c'è più. Adesso è semplicemente una superficie liscia. E questa superficie liscia è quasi identica al poster che si era procurato qualche anno prima alla libreria del Museo di Londra. Che cosa vuol dire un'opera vera diventata un falso? E che cosa vuol dire un falso che diventerebbe più vero del vero? A Venezia la Fondazione Cini ha riaperto il refettorio del convento palladiano di San Giorgio Maggiore, refettorio che era stato denaturato quando Napoleone aveva fatto staccare dal muro le nozze di Cana del Veronese per arricchire il Louvre. Fu deciso nell'attesa che la Francia restituisca questo capolavoro di fare una replica di dimensioni uguali all'originale. La perfezione della resa è tale che è praticamente impossibile all'occhio nudo di decidere se si tratta di una riproduzione. Lo spessore e la profondità sono qui restituiti al punto che si possono ammirare i tratti del pennello del pittore, i grani deposti dei pigmenti, ma anche le incrinature, le fessure, le asperità lasciate dallo stacco delle strisce di tela che compongono l'opera. L'illusione è perfetta e si è deciso di lasciare la copia nella sede d'origine del quadro in modo da ridare un senso al refettorio.
Le nozze di Cana sono quindi tornate al loro posto, là dove Veronese le aveva destinate, illuminate di nuovo dalla loro vera luce, naturale e ammirevole, la luce della laguna attraverso la vetrata di sinistra. Hanno quindi ritrovato il loro fine, non solo prolungare lo spazio fisico del refettorio, ma prolungare la cena dei monaci con una cena tutta spirituale. Perché anche se si tratta solo di una coppia, è così perfetta, così felicemente installata, che la gioia che si procura è superiore a quella che si procura la tela originale, esposta in una misera luce tra altri quadri, rovinata, decolorata, alterata, posta troppo in basso, in un bric-à-brac in cui la Gioconda è il pezzo forte. Si tratta di un avvenimento considerevole che ci obbliga a riconsiderare, a capovolgere, a rifiutare il dogmatismo che pesa sulla nostra sensibilità e sulle nostre coscienze sin dall'epoca del romanticismo. Che cosa è preferibile? L'originale deposito in un museo che ha perso la sua destinazione, oppure la sua copia che, ritrovando la destinazione dell'originale, finisce per ritrovarne il senso? Che cosa vale di più, l'opera denaturata o degradata, o la copia superiore all'originale a cui il luogo ha ridato la sua ragion d'essere? Al Louvre, pochi giorni fa, sono iniziati i lavori del restauro della Nike di Samotracia, ma la vittoria che per secoli ha troneggiato sullo scalone d'onore e che prendiamo per uno dei più grandi capolavori dell'antichità, forse non è altro che un'accozzaglia di pezzi sparsi con delle aggiunte di gesso per colmare, mascherare le lacune. Sappiamo che la ricostruzione del 1883, a partire dai frammenti ritrovati vent'anni prima, proponeva un'opera per molti aspetti problematica, un restauro fondamentale. Se fosse possibile, modificherebbe per esempio la forma e la fissazione delle ali e l'aspetto generale della statua sarebbe ben diverso da quello che abbiamo ammirato per più di un secolo e che ci è ormai familiare. La maggior parte delle opere dell'antichità greca sono conosciute solamente attraverso le loro copie ellenistiche o romane. Gli originali sono perduti. Bisognerebbe qui ripetere quello che Luciano Canfora dice a proposito dei capolavori della letteratura. Cito: consideriamo a torto come certa l'esistenza di un originale che si presenta al senso comune come dotato di un indiscutibile carattere di unicità. Questo monismo, un monoteismo testuale, è stato da lungo tempo sottoposto alla critica nel campo delle letterature dette classiche. Il caso è uguale a quelle grandi opere dell'antichità, dai discorsi di Demostene ai trattati di Aristotele, di cui noi conosciamo il corpus, soltanto attraverso le elaborazioni, le interpretazioni realizzate prima dagli allievi, poi dai copisti. Canfora arriva a dire che il vero autore in un'opera è il suo copista, in assenza di un archetipo ormai scomparso da lungo tempo. Si potrebbe anche dire in altri termini che un'opera esiste soltanto attraverso la lettura che ne ha fatta. Il lettore che ricrea ad ogni lettura un'opera che senza di lui non esisterebbe. Un testo non è che la somma delle sue interpretazioni. Si capisce l'esitazione, il movimento di arretramento e infine la ragione per le quali rifiutiamo questi progetti di ricostruzione in facsimile. Che vuol dire facsimile? Copia identica. Per quanto perfetta sia la riproduzione, per quanto alterato sia l'originale, quest'ultimo possiede una qualità, se non una virtù, una magia, la magia della reliquia. Per vedere bisogna toccare con mano, toccare le ossa, vedere il sangue, licchiefarsi come a Napoli quello di San Genaro.
L'originale, conservato preziosamente in un museo o in una collezione privata, possederebbe quale che siano la povertà nelle sue forme o la volgarità del contenuto, una aura, come diceva Beniamin, che la copia, dissipa, distrugge, spegne, una aura che lo rende unico. Si prevedranno quindi le nozze di Cana del Louvre alla versione realizzata a Venezia, nonostante il quadro sia danneggiato, mal illuminato e posto in un contesto che lo denatura, perché si sa o si crede di sapere che è stato realizzato dalla mano dell'artista. Il visitatore di un museo è superstizioso, credulone, ingenuo, quando il fedele di un tempo che cercava nel simulacro, nella pittura, nella statua, la presenza della reliquia che le rendeva degna di venerazione, un pezzetto del legno della vera croce, una goccia del latte della Vergine o del sangue del Signore, una scheggia del femore di un martire. Quel che era la reliquia all'opera antica sarà per l'opera moderna l'ombra della mano dell'artista. Ma la reliquia può prendere un tale importanza da finire per rendere superflua la presenza dell'opera che la conserva, e può darsi che si presenta sola, come un oggetto insolito che abbiamo difficoltà a identificare. L'ultimo, l'estremo stadio, sarà raggiunto quando la presenza dell'artista moderno non sarà più richiesta solamente nella forma della presenza nascotta della mano, ma nella forma più diretta. Simile al Dio che offre il proprio corpo agli umani, l'artista offrirà in dono gli scarti, le scorie del proprio corpo sotto il nome di opere d'arte, scorie che saranno venerate come reliquie. Così gli umori, le secrezioni purulente, i sudori, lo sperma, il sangue, i peli, i capelli, le unghie, l'urina e infine gli escrementi saranno proposti all'adorazione di quei nuovi fedeli che sono gli amatori dell'arte contemporanea. Per citare qualche nome, Marcel Duchamp, Salvador Dali, Piero Manzoni, Kurt Schwitters, Louis Bourgeois, Gina Pane, Günther Boss, Hermann Nitsch, Andrés Serrano, Wim Delvoye, la lista è senza fine. Ma se le reliquie della croce e il sangue dei santi sono sacri, nella teologia del Medioevo le fanere, i peli, i capelli, le unghie, le corna sono gli attributi del diavolo. Il termine fanere contiene l'idea di apparire, farsi vedere, essere visibile, il fenomeno, e quindi rientra nell'ambito della visibilità. E se ne vogliamo dell'arte. Nell'arte contemporanea le fanere sono diventate non le reliquie di una religione dell'estetica, ma i fetici di un'autoadorazione dell'uomo, il supporto di una magia non divina, bensì diabolica, un culto che l'uomo rende all'uomo, manipolando quei stessi prodotti singolari del corpo che servivano un tempo alle magie animiste. Ma supponiamo che si rompano le ampole o che si fendano le scatole di latta che contengono queste sante reliquie dell'avanguardia. Che cosa dovrà fare il restauratore per restaurarle? Che altro prodotto potrà utilizzare che non provenga dalla sacre viscere dell'artista? Immaginiamo un tempo per cui, per verificare l'autenticità di una lattina di merda di Manzoni o di un bicchiere di piscia di Serrano, bisognerà procedere a un'analisi dell'ADN, come un tempo per una tela di Van Gogh di dubbia autenticità si ricorreva all'analisi chimica per i pigmenti e alla grafologia per la firma. Un testo non è altro che la somma delle sue interpretazioni. Possiamo paragonare questa formula provocatrice di Canfora con quella altrettanto provocante di Duchamp, e lo spettatore chi fa il quadro è diventata la formula stessa della modernità, in assenza di un canone di regole accademiche
come dell'esigenza di obbedire all'iconografia religiosa o politica, l'opera moderna non si iscrive in una storia. Solo la soggettività dello spettatore conferisce un'esistenza, uno specchio. Soggettività contro soggettività. Il pelo, i ritagli di unghie e le macchie di sperma dell'artista X o Y attestano della sua realtà, come l'impronta digitale su un documento di identità biometrico. Spetterebbe a me, allo spettatore, di conferirle il valore di opera d'arte. Qui culmina l'ego arrogante dell'uomo moderno, uomo senza eredità, perché crede attribuire il valore supremo di opera d'arte a degli oggetti da nulla provenienti da uno sconosciuto. E precisamente perché l'avanguardia si è costituita come l'espressione di un individuo totalmente immerso nel presente, senza radici, separato dalla storia, che è la sola possibilità che rimane alle artisti che pretendono incarnarla e appunto di esibire il loro passaporto biometrico. La dimensione ereditaria, genetica, senza la quale l'individuo non può venire al mondo, non sarà più espressa dal sapere acquisito nel proprio mestiere, un tempo trasmesso di un atelier all'altro, dal maestro all'apprendista, la cultura, l'epigenetica, ma dalla formula biologica singolare del suo corpo e delle sue secrezioni. Non si può comprendere, io vado un po' più, sennò saremo troppo tardi. Non si può comprendere che i più grandi esperti, i migliori storici dell'arte, i migliori specialisti, gli occhi più esercitati, si siano tutti lasciati a ingannare nelle recenti vicende dei falsi, Nödler o Beltracchi, se non si considera questa evidenza apparentemente scandalosa. Il falsario possiede una competenza comparabile a quella del restauratore nelle conoscenze e nel mestiere storico. A un tale livello di artificio diventa impossibile negare che i falsi sono realizzazioni notevoli quando quelle prodotte dall'artista che ha fornito qui come altrove solamente un prototipo. Tutto considerato, oserei proporre l'ipotesi che il procedimento che da una ventina d'anni conduce a fabbricare e quindi a vendere i prodotti di un'arte detta arte contemporanea, a prezzi limitati ma secondo criteri di valutazione inesplicabili, somiglia stranamente a quello che consiste a mettere sul mercato dei falsi capolavori dell'arte moderna, facendoli riconoscere come autentici. La scienza dello storico associata al rigore del funzionario statale, la dissertazione prolissa del critico ventriloquio, sono così diventate le parole d'ordine per fare accettare oggetti di varia natura, dal mucchio di vestiti buttati a terra nella navata del Grand Palais da Boltanski, fino al dito medio eretto da Maurizio Cattelan davanti alla borsa di Milano. Sarà sempre possibile dimostrare che questi oggetti, che questi gesti hanno un'origine, uno sviluppo, una loro logica, che sono iscritti nella storia al seguito di Marcel Duchamp e di Picasso, per esempio, e quindi attestarne la legittimità. Sono arrivato a pensare che l'arte contemporanea è interamente composta di falsi. Se questi conflitti sulla veracità, l'originalità, la falsità, la provenienza sono in questi tempi di un'attualità fracassante, evidentemente a causa dei prezzi astronomici delle opere sul mercato. I prezzi delle opere di Damien Hirst e Jeff Koons hanno raggiunto in pochi anni cifre tali che nessuna spiegazione razionale può rendere conto. Acquisire un'opera d'arte fino a qualche anno fa voleva dire scoprirla nelle sale discrete di una galleria, vederla e rivederla prima di prendere una decisione. L'opera restava per anni di proprietà del collezionista. Se doveva essere venduta, capitava che la plusvalenza fosse considerevole, ma calcolata sul periodo di tempo in cui era stata nelle mani del proprietario, non era per nulla eccezionale.
Le opere d'arte contemporanee proposte nelle sale affollate dei casi d'asta sono apprezzate in funzione di una redditività elevata e quasi istantanea e sono rivendute spesso dopo qualche mese, giusto il tempo di cambiare di mano. Ubbidiscono dunque a una logica che è quella dei mercati finanziari, che oggi funzionano sull'estrema rapidità delle transazioni con l'aiuto di programmi informatici che permettono di effettuare gli scambi a grandissima velocità. Come ha potuto l'opera d'arte un tempo fatta per l'eternità diventare un oggetto prodotto a grande velocità e moltiplicato a piacere? Il Balloon Dogs di Jeff Koons, qui a Versailles, in acciaio inossidabile di 4 metri di altezza, prodotto di un procedimento che esclude ogni intervento della mano dell'artista, che si è limitato a fornire il modello, il palloncino per bambini, è stato tirato a 5 esemplari identici e ciascuno è stato venduto tra 35 e 55 milioni di dollari. È evidente qui in questo caso, come per le serigrafie di Warhol, le nozioni di originale e di copia sono prive di senso. Ma direi di più, è proprio l'assenza di senso che permette di proporre questi prodotti a dei prezzi che non hanno più limite. La perfetta riproducibilità tecnica permette una miracolosa ubiquità, ormai presente, identica a se stessa in vari punti del globo. Il procedimento di Jeff Koons è già stato utilizzato tuttavia in modo molto più artigianale da scultori più classici e con materiali più tradizionali. Ancora oggi le fonderie di pietra santa sopravvivono al loro declino grazie agli ordini di Botero, per esempio, animali anche in questo caso, ma gatti, ingranditi meccanicamente per raggiungere dimensioni monumentali a partire dai piccoli bozzetti di cartone o di gesso. Il carattere derisorio di tali produzioni è sottolineato dalla scelta della figura rappresentata. L'immagine acheiropoietica della Veronica ci tendava il volto di un Dio che si era fatto uomo per noi. Koons ci propone l'immagine infantile e derisoria di animali di compagnia, di giocattoli di carnevale, ingiganti e smisurati, e che propongono alle elite finanziarie che li acquistano il riflesso della loro vanità di nouveau riche. Per concludere, mi dà 5 minuti, non si tratta più dei prodotti di un'idolatria, qui in Vaudor di Damien Hirst, nata da un culto deviato dell'immagine. Si tratta qui di feticci. Il feticcio è l'oggetto artificiale, nel latino factitium, che si sostituisce al possesso dell'essere amato. Il feticcio, oggetto di desiderio parziale o inanimato, l'assenza del corpo intero e reale del desiderio, o meglio ancora la sua disparizione. L'innamorato desidera il corpo dell'amante e gli rende omaggio. Se lei è assente, amerà guardare i suoi medaglioni, i suoi ritratti dipinti o scolpiti. Ma da questo tipo di rituale il feticista non conserverà che il ciuffo di capelli, la scarpa, il liquido giallo delle sue emissioni, o il giocattolo infantile, il peluche che metterà nel letto al suo posto. Alla televisione, alla radio, ci ripetono che un tale non ha potuto fare il lutto di un essere amato scomparso perché il suo corpo, il suo cadavere non è stato ritrovato. Il lutto sarebbe impossibile
in assenza della prova materiale del decesso. Questo sentimento popolare almeno ha il merito di ricordarci il potere dell'oggetto amato, non la sua immagine, non il ricordo, ma il suo corpo, la sua presenza reale, la sua realtà materiale, in quello che Freud chiamava il lavoro del lutto. Ora, non resta nulla del corpo della pittura, di quel corpo un tempo adorato, venerato, ammirato, riprodotto, ricopiato, restaurato con amore. L'arte è morta, non ci resta nessuna prova materiale della sua disparizione che ci potrebbe permettere il lavoro del lutto. Nei prodotti che ci propone l'arte contemporanea non rimangono nemmeno dei residui, dei frammenti, delle reliquie, nient'altro che quei feticci ridicoli, quei palloni gonfiati che ci propongono le fiere dell'arte e i palazzi veneziani. Al feticismo sessuale, come descritto da Freud, delle produzioni corporee, dei cappelli, peli e altre immondizie, si aggiunge qui il feticismo della merce, come l'intendeva Marx. L'opera d'arte, situata al livello degli scambi di prodotti indifferenti, pagati con una moneta derisoria, dalla conchiglia primitiva all'ordine di acquisto elettronico, che non garantisce il possesso di un'opera preziosa, ma di una merce svuotata di ogni valore proprio, una sorta di titrizzazione del nulla. Gli ebrei adoravano il vitello d'oro. Noi adoriamo i cani e i gatti, i telli di Kunz, di Botero e di Damien Hirst. Chi sarà il Mose che spezzerà davanti a loro le tavole della legge, scendendo da una monte Sinai? Ma esistono ancora una legge, dei comandamenti, un ordine da spezzare? Mose non era forse sceso dal monte Sinai per proibire al suo popolo di fabbricare delle immagini? Je vous remercie. Lascio la parola a Mauro Natale che insieme a me ha organizzato questo corso. Voglio solo non interrompere insomma, così l'aura di questo intervento e ringraziare Jean-Claire immensamente per aver dedicato a Bologna un testo così lavorato, così articolato, con un'architettura così bella, così veramente noi siamo commossi. Grazie infinite. Mauro, una parola a te. Sì. Sì, credo che abbia ragione Annottani nel escludere un'interruzione, anche se la serata è molto intensa, perché la tensione è